E questo cane, diciamo, serve per capire dove può essere passata la pantera, dove può essere stata la pantera, perché questa pantera si muove in un territorio talmente grande, quindi è difficile. Si muove in zone dove stanno le persone, gli uomini, ma dove stanno anche i greggi, gli animali. E oltre al cane dei carabinieri c'è anche il drone. Qui abbiamo la persona che si occupa del drone. È un drone particolare, Francesco, questo, perché c'ha una telecamera termica, quindi riesce a rilevare l'animale anche se fosse, vedi, non si vedono le immagini del territorio, di quello che c'è sotto, delle piante, ma si vede, ha una rilevazione termica, quindi se la pantera fosse nascosta dentro un cespuglio, il drone riuscirebbe a rilevarla e quindi a scoprirla e a far intervenire immediatamente i carabinieri. Esatto, che è l'attività che è stata messa in campo fin dal primo minuto dall'amministrazione e dalle forze dell'ordine, che hanno attivato un'operazione di monitoraggio che si è protratta per tutta notte con l'uso della... Lo avviciniamo? Vi voglio far vedere, infatti. Vicino. Ecco, questo è il drone. Francesco, fa vedere come ti rileva. Riesci a vedere. Ecco. Vedi, sì, mi può rilevare? Mi può rilevare? Vediamo sullo schermetto. Eccoci. Mi rileva? Sono caldo? Sì, sono caldo. Rileva la fonte più, di caldo. Più della temperatura esterna, diciamo. Il che è una buona notizia, Caprese. Quindi sì, perché... quindi se io mi nascondessi sotto delle piante, verrei immediatamente rintracciato, rintracciato dal drone, e questo potrebbe permettere... Allora, voglio far vedere l'intervento dei carabinieri. Il servizio che...